Costanzo, mister, sono i primi giorni nel distretto La Verde, le chiedo subito le sue prime sensazioni in questa prima giornata. Sensazioni sono positive, perché io penso che ci sono delle difficoltà che mi hanno fatto temporeggiare in questi giorni prima della firma, poi sono state sgombrate da questo impegno. Ma quindi è stato lei a prendere qualche giorno di riflessione, non è stato il presidente Rapolino che doveva tornare per la firma, è stato lei a dover considerare? Ci siamo confrontati in questi giorni fino ad avere fiducia l'un degli altri e quindi a sposarci, a fare questo matrimonio, e nella consapevolezza che ci sono delle difficoltà oggettive. Ma i suoi dubbi quali erano? I miei dubbi erano anche rispetto all'organico e alla, diciamo, da un punto di vista numerico, perché ci sono degli ottimi giocatori in questa squadra, però è una rosa che non è abbastanza ampia e quindi da qui alla fine ci sarà bisogno senz'altro di completarla questa rosa, e c'è l'impegno da parte di tutti di mettercela, veramente metterci il massimo per fare in modo che si raggiunga l'obiettivo tutti quanti. Ma i giocatori che sono adesso con lei, che stanno andando in questi giorni con lei, sono giocatori che resteranno sicuramente, oppure potrebbe esserci qualche ulteriore partenza oltre Nicola Mancini? Che mi sembra ormai essere... Io adesso no, dovrei cominciare a ragionare su delle cose che preferirei evitare, perché oggi è venerdì e comunque dopodomani c'è una partita dove ci sono i punti in palio. In tutte le squadre in questi periodi ci saranno giocatori che probabilmente andranno via e qualcuno che arriva, qui uguale, e la speranza naturalmente è che diversi giocatori bravi rimangano, perché non è che ci si può indebolire più di tanto. Qualcuno senz'altro andrà via perché ha delle richieste, ovvio, qualcun altro arriverà, e sono certo che il 2 febbraio, il 3 febbraio, quando chiuderà il mercato, avremo un organico, diciamo, che ci permetta di lottare, perché non si scappa da qui. Cioè, c'è stato naturalmente una riflessione da parte della società, per cui le spese devono essere di un certo tipo per non rischiare di non poter mantenere gli impegni, ma questo è encomiabile. Se tutti facessero così, avessero questo atteggiamento le società, nessuno fallirebbe mai, perché nessuno farebbe il passo più lungo della gamba. Questo è l'atteggiamento di questa società, questo anche, significa anche che non ci si potrà permettere grossi nomi o giocatori con grosse pretese, qualche giocatore che effettivamente ha un buon contratto probabilmente andrà via perché ha delle richieste, evidentemente se prende, diciamo, se ha un buon contratto è evidente che significa che è un giocatore di spessore, quindi avrà delle richieste e probabilmente andrà via. Però nel complesso l'idea è quella, e l'impegno soprattutto è quello di comunque fare in modo che ci sia una rosa con dei giovani, ma insieme a dei giocatori un po' più esperti, che ci permetta di, sgomitando fino all'ultima giornata, perché non ci pensiamo che da un momento all'altro si esce fuori da una situazione di classifica abbastanza deficitaria, ma sgomitando ci porti alla salvezza. Dopodiché tutto può succedere, e si possono porre le basi con un bilancio sano per intraprendere un discorso con altre ambizioni. Questo è stato un po' il concetto sinteticamente. Adesso, cioè, non mi fate entrare nel merito del calciomercato o cose del genere, perché c'è una partita e
Nonostante tutte le difficoltà, adesso io ho un'idea, che è quella di preparare la squadra alla concentrazione verso questa partita. Poi c'è anche un'altra settimana. Fermo restando che dunque la squadra cambierà nel corso dei prossimi giorni probabilmente, le chiedo, il materiale umano che lei ha visto all'opera in questi primi allenamenti è un materiale che le permette già di avere un disegno tattico ben, ben preciso in testa? Diciamo che li sto cominciando a conoscere, abbiamo già delle idee, però abbiamo bisogno della partita e dei prossimi allenamenti, del prossimo futuro per avere il quadro completo della situazione. Tra l'altro è un piccolo segno del destino, riparte proprio da Messina. Ah sì. Beh, a Messina c'erano stati in Serie B, avevamo raggiunto una salvezza miracolosa, perché poi successivamente la squadra fu iscritta alcuni anni fa, il presidente della Franza, e nonostante con 7 giornate d'anticipo ci salvammo, poi tutto inutile perché appunto fallì. Poi l'anno scorso sono tornato, la squadra era in grande difficoltà, siamo riusciti così con grande fatica a arrivare quint'ultimi, però poi c'è stato qualcosa che dovevamo incontrare una squadra e abbiamo incontrato un'altra. C'è qualche analogia tra quella situazione di quella del Sud Messina l'anno scorso e questa qui? Ma diciamo che è possibile, perché anche loro prendevano tanti gol, per esempio, stavano in grande difficoltà, e stavano in una posizione di classifica veramente.